Il Vendicatore Vegano, Episodio 2. Scritto, letto e interpretato dall'Avido Alchimista. Con la collaborazione de Il Fantasto Mondico. Musiche di Zero Copyright Free Music. Miki se ne stava lì, incredulo, a fissare quel maledetto verro sghignazzante e non dava accenni di voler smettere di ridere. Non riusciva nemmeno a lasciare la testa di Vito, che ancora teneva saldamente per i lunghi capelli. Il rumore del frantoio sovrastava i suoi pensieri. Tutti. Si trovava come in uno stato di vigile incoscienza. Il maiale di fronte a lui si fece gradualmente serio, quasi come intuendo che Michele non avrebbe mai detto né fatto nulla se uno scossone non fosse arrivato dall'esterno. «Perché te ne stai lì impalato?» grugnì. Nessuna risposta. Miki continuava a tenere gli occhi sgranati e a guardarlo. «Sei scemo o cosa?» rispose Miki. «Cosa? Cosa sono? Sono un porco, perché? Non si vede?» Ci fu una piccola pausa. Poi Miki emise un suono. «Esatto! Ora, se fossi in te, butterei quella testa sulla ruota dentata, tanto per cominciare!» ripeté Miki in un sordo urlo soffiato. «Fallo, scemo! Butta la testa, che poi ti spiego due cosette!» Miki, come ipnotizzato dalla voce sforzata e grugnente del maiale, mosse il braccio che sorreggeva la testa di Vito dentro all'ingresso del portellone aperto e la lasciò cadere. Si sentì un rapido scricchiolio ed un rumore di poltiglia fare eco nel cono metallico che portava alla ruota dentata. Guardò incredulo giù per il corto baratro un po' troppo a lungo, tanto che una scheggia di cranio saltò fuori, dandogli un dolce cricchetto in fronte. Fece per girarsi e scendere dal gradino metallico, ma una volta incrociato lo sguardo del porco, il mondo si restrinse e divenne completamente nero. Riprese conoscenza e si accorse di essere sul pavimento del soppalco. Aveva un gran dolore alla fronte, dovuto probabilmente dalla caduta. Urlava il verro di fronte a lui, cercando di farlo rinvenire. Abbiamo già fatto questo gioco, Miki. Sono un porco. Tirati su adesso. Abbiamo tanto da fare prima che vengano quelli della mattina. Perché parli? È la prima domanda che ti viene in mente. Sì. Va bene. Giusto. Ti può stare. Comunque, a me risulta che tu abbia ucciso un uomo qui. Che vogliamo fare? Ci interroghiamo sulla natura dei suini parlanti? Oppure nascondiamo le prove dell'orribile azione che hai compiuto? Io non ho ucciso nessuno. Ah, allora vedi che fai parlare? Giù dalle scale del frantoio, il buon Vito ha perso una scarpa. E in cabina è rimasto un suo telefono.
Vediamo di frullarli e cuocerli prima che desti lo sospetti. Tu non sei reale. Tu sei un cazzo. Sei un cazzo di maiale parlante. Non sei vero. Sono io che sono fritto in testa. Cazzo. Vito. Dov'è Vito? Allora sei proprio uno stupido. Sono vero. Guarda. Disse il maiale, guardandolo negli occhi e iniziando a orinare con una gamba alzata sopra la sua gamba. Ok, non ho ucciso nessuno io. Ero giù in cabina, Vito è uscito e l'hai ucciso tu! Sei stato tu, schifoso essere! Ehi, calmati. Prima di tutto, abbassa i toni. Secondo, no. Non ho ucciso nessuno. Guarda, non ho nemmeno i pollici. Ma poi, io sono un porco. Come mi hai fatto a spingerlo nel frantumio? Fidati di me, sei stato tu. Poi, scusa tanto, ha importanza. Credi che i tuoi colleghi crederanno che un maiale parlante ha ucciso il pingue Vito? Ma per favore. Questa è come quelle scene dei film dove io, il protagonista, ha una crisi di nervi e fa dei guai credendo che siano altri esseri inesistenti a farlo. Sto uscendo di testa, cazzo. Sì, no. Ok, sono un porco. Un porco vero. Un porco vero parlante che non ha i pollici e quindi non può avere ucciso Vito. Ma sono anche un porco saggio, un porco buono, che ti dice che devi eliminare le prove prima che arrivino quelle del mattino. La scarpa, Mickey. Il telefono, Mickey. Ma come sai il mio nome? Ma poi stavi ridendo prima. Adesso hai rotto! Vai a prendere quella cazzo di scarpa e quel telefono! Michele si alzò in piedi bianco come la carta, tenendosi una mano sulla bocca per impedire ai conati che sentiva spingere giù per la gola di diventare vero vomito. Ancora confuso e frastornato, corse giù dalle scale e recuperò la scarpa che era proprio sul primo gradino. Era rimasta incollata ad una chiazza di grasso freddo rappreso. La raccolse e poi si diresse verso la cabina. Il capannone era pieno dei soliti rumori assordanti, ma Michele non li sentiva. Sudava freddo e continuava a pensare solo a quello che stava facendo. Il telefono, pensava. Entrò nella cabina. Ormai era come un albero di Natale. Tutte le luci erano accese, mille spie e cicalini suonavano e si accendevano ad intermittenza. Si estraniò dal pensiero di dover sistemare l'impianto. Recuperò il cellulare e continuò la sua missione. Tornò fuori, corse alle scale e vi salì. Fino in cima, dove il maiale lo stava aspettando mentre si puliva le zanne contro il corrimano di metallo. Spensierato, si accorse di lui. Ce l'hai fatta, eh? Vai, butta tutto nel frantoio. Scarpe e telefono. Su, presto. Sì. Mickey si tornò ad arrampicare sul gradino e buttò i due oggetti, le due prove, nel fondo del cono metallico. Ora parliamo della storia che racconterai. Ma vuoi dirmi chi sei? Sai quanto manca al cambio del turno? Rispose sgarbatamente il Verro. No, non lo so. 15 minuti, ok?
Quindi, ora, ritrovati il buco del culo e ascoltami. Tu hai avuto un problema alla coclea B17. Qual è? Io non... È quella cazzo di coclea che eri andato a mettere a posto. Ora, dicevo... Hai avuto un problema alla coclea B17. Ci hai messo più del previsto, diciamo... 20 minuti. Proprio perché non sei pratico. Giusto? Giusto. Ad ogni modo, al tuo ritorno Vito non c'era più. Allora, tu hai pensato che fosse andato a trovare quella prostituta con la quale parlava da tutta la sera, giusto? Ma lui non... Cazzo, sei proprio scemo, mi ascolti? Lui è andato a trovare... quella prostituta che sente sempre, giusto? Sì. Ok, lui è andato e ti ha lasciato da solo perché credeva che dopo 2 settimane te la saresti dovuta cavare benissimo da solo. Ma tu sei chiaramente inesperto e i tuoi colleghi lo sanno. L'unico stronzo è Vito, che pensa di poter andare a zoccole nel bel mezzo del turno di notte e lasciare qui il ragazzo nuovo da solo. Giusto? Giusto. Sì, giusto. E quindi, quando arriverà Marco e ti chiederà come mai l'impianto è ridotto una merda, nulla è a posto e ci sono 2 ore di produzione che mancano, tu risponderai... Io risponderò che Vito è andato a puttane e mi ha lasciato da solo. Sì, ma mettici più convinzione, ok? Macchie di sangue non ce ne sono più, per fortuna. O meglio, non macchie sospette. Ho già controllato, tranquillo. Non mi devi ringraziare. Ok, non ce ne sono. Non ci sono macchie. Ora io vado giù e aspetto. Però io non ho ammazzato nessuno. Io non ho ammazzato Vito. Ah, non ci sto capendo niente. Guarda! Chi sia stato? Io questo non lo so! Io, come ti ho detto, non posso essere stato! Comunque, Mickey, in campana! Che domani sera ti spiego 2 cosette in più! Sai, era molto che cercavo qualcuno come te! Un vendicatore! Qualcuno che facesse anche le veci di noi maiali e sappia uccidere in maniera discreta. Domani? Uè, aspetta, io non ho ucciso nessuno. Cosa vuol dire uccidere? Va bene, dai allora. A domani. Presto. Vai giù che Marco arriverà a breve. Michele? Rimase a bocca aperta mentre quel grasso porco scendeva le scale saltellando, facendo anche un certo chiasso ogni volta che atterrava, come a sottolineare che fosse reale. Era tutto sporco di urina sia sua che anche... del maiale. Così scese di corsa le scale, corse fino all'ingresso del capannone di scarico del cicciolo e si sporcò di farina i pantaloni, imbrattandoli completamente. Così almeno potrò dire di aver lavorato, pensò. Tornò in cabina ed iniziò ad accettare tutti gli allarmi principali, uno ad uno, almeno per silenziare quei fastidiosi cicalini. Da uno dei monitor che trasmetteva le immagini delle telecamere di sorveglianza si vide passare Marco, che di lì a pochi secondi lo avrebbe raggiunto per dargli il cambio. Mickey si ricompose per quanto potesse. Si sforzò di avere un'aria concentrata e continuava a guardare i monitor e i display intensamente,
senza pensare a nulla in particolare, sentendo solo un fischio nelle orecchie e il rimbombare del proprio cuore nelle vene della testa. Marco fece capolino nella cabina. Si guardò intorno sconcertato per poi posare lo sguardo sulle spalle di Michele, che non dava l'impressione di volersi muovere. Michele, scusa la domanda, ma che cazzo è successo qui? Dov'è il ciccione? Ti ha lasciato da solo? Era la sua occasione. Doveva prendere la palla al balzo e rispondere in maniera convincente, così come aveva suggerito il porco. Sì. Se n'è andato. Se n'è andato alle 2 di notte. Io ero fuori. C'era un problema alla coclea B7, non so bene. Si era accesa la spia. Alla fine sono tornato e lui era andato via. A puttane, ma io sono di nuovo. Io sono nuovo, non mi può mica lasciare così. Marco, con le sopracciglia aggrottate e lo sguardo confuso, si limitò a dire: ok, dopo mi spieghi. Ora mettiamo tutto a posto. Iniziò ad accettare gli allarmi in sequenza ed a riavviare gli organi dell'impianto. Miki non poté fare altro che guardare mentre sistemava tutto. Non avrebbe potuto essere utile in nessun altro modo, perché Vito non gli aveva mai spiegato nessuna di quelle manovre di emergenza. Dopo una 20 minuti trascorsi correndo dentro e fuori dalla cabina, Marco rimise l'impianto in sicurezza e si girò verso Michele. Scusa, ma sono pur sempre le 4 del mattino. Allora, dov'è andato Vito? Non se n'è mai andato dal posto di lavoro. È un tipo strano, questo è sicuro. Ormai avrai anche imparato a conoscerlo. Ma non capisco come mai ti abbia lasciato solo. Cosa vuol dire che è andato a puttane? Michele arrossì nel rispondere. Forse perché sapeva di stare mentendo, o forse perché si parlava di prostituzione. O forse perché appena 15 minuti prima aveva gettato la testa mozzata del suo collega nel frantoio. Parlava con una donna da tutta la sera. Sono uscito a mettere a posto la coclea E7 e... Non esiste la coclea E7. Vuoi dire la E17 o forse la B17? Sì, quella, la B17 che si era fermata. Comunque sono tornato e non c'era più. Marco rimase un po' basito a quella notizia. Davvero strano. Ma sei sicuro? Hai controllato che non sia caduto da qualche parte? Magari si è fatto male o... Sì! Disse con troppo impeto Michele. Voglio dire, sì, ho controllato ovunque, non c'è. Ho anche provato a chiamarlo al cellulare, ma è spento. Marco, non sapendo più cosa dire, sospirò e scosse la testa. Si prese la sella del naso tra indice e pollice e disse senza guardare Michele in faccia: vai a casa, Miki, che è tardi. Mi dispiace che ti sia capitato un insegnante tanto stronzo. Dai, vai. Miki fece solo un cenno con la testa e se ne andò a casa. La sera dopo, Miki si trovava in piedi di fronte alla porta dello spogliatoio, sudato e con un nodo alla gola. Non sapeva se entrare o scappare via correndo. Non aveva praticamente dormito. Era riuscito solamente a girarsi e a rigirarsi nel letto, scorrendo mentalmente tutte le immagini e i suoni orribili che aveva visto e sentito la notte precedente. Continuava a sentire quel maiale parlare nelle sue orecchie. Era stato assalito da ogni genere di paranoia nella solitudine di camera sua. La prima era data dalla paura di essere arrestato. Arrestato? Ma per cosa? Lui non aveva ucciso nessuno. Ma se non aveva ucciso nessuno, come mai allora si era sbarazzato di quella testa? Come mai non aveva denunciato l'accaduto? Ma cosa avrebbe potuto denunciare? Con che parole avrebbe potuto spiegare quanto successo?
Magari era stato un assassino che era ancora nascosto alla Forp. Magari era stato lui stesso in preda a qualche psicosi. E una parte di lui aveva creato la figura del maiale per giustificare l'accaduto. Ma non avrebbe avuto il tempo. E poi... il frantoio. Il frantoio non si può bloccare per così poco. Una testa umana non poteva bloccarlo. Passò tutta la giornata vittima di questo brainstorming paranoico e della dissenteria ansiosa, per poi trovarsi senza sapere perché di nuovo vestito da lavoro e pronto, per così dire, per affrontare un altro turno di notte. Questa volta assieme a... Stefano. Un uomo gentile. Un brav'uomo alto quasi 2 metri. Magro, probabilmente affetto da qualche forma di ipotiroidismo. L'insegnante ideale. Calmo, educato e paziente. «Ciao, Michele!» gli disse incrociandolo negli spogliatoi. «Sembra che saremo accoppiati fino a che Vito non si fa vivo.» «Si è saputo niente?» chiese Miki frettolosamente. «No, in realtà no. Lucio ha provato a chiamarlo tutto il giorno. Dopo diverse ore che non rispondeva, mi ha contattato per coprire il suo turno. Ero di riposo, sai?» rispose Stefano un po' sconcertato dalla rapidità di risposta di Michele, ma riservandogli comunque un sorriso cordiale alla fine. Presero posizione nella cabina di comando, dopo aver preso le consegne del turno precedente. Stefano si mise subito comodo, ma Michele non trovava pace. Aveva la nausea ed era bianco come il marmo. Continuava a muoversi sulla sedia come un bambino a cui scappa la pipì. «Michele, stai bene?» chiese Stefano un po' preoccupato. «Sì, sì, certo.» «Credo di sapere qual è il problema. Secondo me ti senti in imbarazzo perché ancora non conosci questo impianto, giusto? È così?» Miki storse un po' la bocca di lato in un mezzo sorriso, lasciando intendere con poca convinzione che il collega avesse centrato il punto. «Beh, non devi preoccuparti. Sei qui da pochissimo. Anche io ci ho messo parecchio tempo per imparare a muovermi qui dentro. Per non parlare dei codici. Ci vuole tempo, sai. Poi magari con Vito non ti senti a tuo agio a fare tante domande. O sbaglio? Lui è un tipo un po' burbero.» Miki storse ancora di più la bocca, acconsentendo con il linguaggio del corpo. «Vabbè, con me non ti devi preoccupare. Se hai domande o dubbi, fai pure. Io sono qui per insegnarti e fare sì che tu sia indipendente il prima possibile.» «Beh, avrei una domanda», disse Miki. «Vai, spara.» Volevo chiederti, ma il frantoio, no? Si blocca perché magari non riesce a tritare qualcosa di grosso. Però mi è capitato con Vito che suonasse l'allarme anche solo perché una testa di maiale magari bloccasse tutto. Cioè, perché succede? Cioè, in teoria dovrebbe mangiarlo direttamente, no?» «Beh, questo è facile. Nel caso che dici tu, la testa non ha bloccato la ruota dentata. Si è magari impuntata contro qualche bullone dello scivolo, creando una sorta di gradino, no? Che ha fatto accumulare del materiale, creando una sorta di ponte che impedisce al materiale nuovo di raggiungere il frantumatore vero e proprio. Hai capito, no?» «Sì, sì, ho capito.» Poi aggiunse nella sua testa. «Più o meno. Posso darti un consiglio, Michele?» «Certo, certo, dimmi pure.» «Non stare qui in cabina tutto il tempo. Vai fuori di tanto in tanto e dai un'occhiata. Dai un'occhiata a tutto, non fare come Vito, che durante la notte esce solo se c'è un problema. Bisogna uscire per prevenire i problemi, bloccarli sul nascere. Quindi magari vai a fare un giro di perlustrazione.»
Sì, hai ragione, è meglio controllare. Forse ti dà fastidio la visione della carne? Mi hanno detto che sei vegetariano e magari ti dà fastidio uscire a controllare e vedere tutta quella carne tritata, no? No, no, non è un problema. Ho scelto io questo lavoro, sapendo benissimo a cosa andavo incontro, quindi è giusto che vada. Disse con un nodo alla gola. Aveva paura. L'ultima volta che era uscito dalla cabina di notte, un uomo era morto e un demone porco gli si era palesato. Ah, poi sono vegano in realtà. Ah, sì, sì, vegano, scusami, disse Stefano con il suo solito tono gentile. Allora vado, eh? Dissi Miki, bianco in volto. Vai, vai, vai a fare un bel giro. Dai fuori il tempo che serve. Il ragazzo si girò e procedette verso l'uscita, con lo stesso colore e la stessa morsa allo stomaco di chi sta camminando verso la propria morte. Era fuori, da solo per il rumoroso impianto in penombra. L'odore del cicciolo in cottura e della carne rancida si mescolavano come al solito. Avrebbe dovuto esserci abituato ormai, ma quella notte le sue narici tornarono a registrare quell'odore come uno del tutto nuovo, mai sentito prima. Non sapeva con chi parlare. Forse avrebbe dovuto cercare quell'essere, chiedergli spiegazioni sull'accaduto. Reale o no, era l'unico che poteva sapere. Fosse esso un maiale parlante, un demone o un'estensione della sua stessa psiche. Così, Michele, confuso, si avviò verso il capannone di raccolta del cicciolo che era, come al solito, completamente al buio e silenzioso. Almeno, se comparato al rumore dell'area a cuocitori. Arrivò più o meno nel punto dove incontrò il maiale la prima volta ed iniziò a chiamarlo timidamente. Maiale? Maiale? Nessuna risposta. Solo il lieve cigolare delle coclee di trasporto. Ci sei? Disse con un volume leggermente più sostenuto. Ehi! Disse infine con un tono quasi isterico. Oh! Che c'è? Michele si girò di scatto con la torcia in mano, impugnata come una spada laser da Jedi. Il fascio di luce illuminò il grugno grinzoso e zannuto del maiale. E abbassa sta luce! Scusa! Perché mi chiami così? Che cosa vuoi, vendicatore? Stavo dormendo. Sono già due notti che vieni a svegliarmi. Perché mi chiami così? Mi spieghi, per favore. Non ci capisco niente, maiale. Innanzitutto, il mio nome è Bruno. Non maiale. E poi? Che risposte vuoi che sei tutto scemo? Ti chiamo Vendicatore? Che è quello che sei? Il Vendicatore vegano! Sei venuto per ripulire il buon nome dei maiali. Io vivo qui, sai? Ah, sì? Disse Miki sconcertato, con la nausea costante che lo tormentava. Sì, rispose Bruno. E tutto il giorno vedo montagne. Montagne di teschi di fratelli maiali e mucche e galline e pesci tritati e ridotti in poltiglie e cotti e ridotti in farina. Come mai vivi qui, allora? E tu come mai lavori qui?
Che domande sono, ragazzo? Non credi di essere un po' troppo invadente? Scusa. Ecco. Non c'è una ragione. Forse stavo aspettando uno come te. Un vendicatore. Qualcuno che... Oh, sì, ok, ho capito. Ma io non vendico... Non vendico niente, ok? Non ho ucciso io, Vito. Dopo questa frase, si zittì, aspettando che la leggera eco delle sue parole si disperdesse del tutto. Fossi in te, parlerei più piano. Miki restò pietrificato ancora un secondo e poi tornò a sciogliersi. Dicevo, non ho... Hai capito, no? Ah, io neppure, sai? Non provare a dare la colpa a me, sai? Sto avendo una psicosi, vero? Sei parte del mio subconscio che mi parla, forse sei... No! Sono un porco! Mi chiamo Bruno e vivo qui alla Forp! Ti è chiaro adesso? Ad ogni modo, sono davvero contento che tu l'abbia ammazzato! Era proprio un pezzo di merda! Io non... A proposito, quant'è che non torni in cabina? Come sta Stefano? Disse Bruno con un certo sorrisetto suino sulle labbra suine. No. Il maiale iniziò a ridere e a grugnire nello stesso tempo. Cos'hai fatto? Ma se sono qui davanti a te, sei per caso scemo, vendicatore? Michele sbiancò e in meno di un secondo si girò ed iniziò a correre verso la cabina con lo sguardo perso nel vuoto, in preda all'ansia e alla certezza che qualcosa di brutto fosse successo anche al suo paterno collega. Arrivò davanti alla cabina inderapata con il fiatone. Fu davvero sollevato nel vedere attraverso il vetro della porta che Stefano era incolume che guardava i monitor di sorveglianza. Esalò un sospiro di sollievo, per quanto non si sentì davvero sollevato. Ad ogni modo decise di rientrare. Si prese un momento per riprendere fiato ed aprì la porta. Fece il gradino ed entrò. Tutto a posto, Stefano. Ho controllato dappertutto e tutto sembra funzionare alla perfezione. Ecco, ho notato solo che c'è una piccola perdita a ridosso di uno dei motori dell'agitatore della cisterna 9. Stefano? L'uomo... Era seduto su una delle sedie da ufficio e continuava a guardare i monitor in alto, dando le spalle a Michele. Qualcosa non andava. Il collega era immobile e non sembrava nemmeno respirare. Stefano? Michele si sentì raggelare e sentì un crampo mordergli il colon. Fece un passo laterale, molto cautamente, per riuscire a vedere il volto dell'uomo. Un urlo strozzato esplose nella mente del vendicatore vegano. Stefano era a bocca spalancata. Guardava i monitor fisso. Un rivolo di bava insanguinata che colava lungo il petto della divisa. Guardava. O meglio... Avrebbe guardato se non avesse avuto un gancio da macellaio che entrava in un'orbita e usciva nell'altra passando attraverso l'umor vitreo di entrambi gli occhi. Era ancora vivo, forse. O così sembrava dai microspasmi che muovevano la sua mandibola. Michele guardò fuori dalla cabina con gli occhi pieni di lacrime. Incrociò lo sguardo di Bruno,
che lo guardava con aria sarcastica. Quest'ultimo gli fece cenno di seguirlo con il capo. Fu l'ultima cosa che vide, prima che il mondo si facesse nero per la seconda volta in 2 giorni. Thank you.